Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9:07 minuti di lunedì 17 giugno 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi, cari amici, volevo dedicare la nostra conversazione a questa iniziativa della Regina della Pace di fare una novena in preparazione all'anniversario, 43° anniversario, che si celebrerà il 25 giugno, e di farla sul Pobordo con l'apparizione, diciamo, che invece di essere alle 7:20, come avviene nei giorni estivi, diciamo, sarà alle 23:30. Alle 23:30, e quindi ha invitato la gente a partecipare in tutta questa novena, con questo pellegrinaggio sulla montagna delle prime apparizioni. E quindi si tratta di scoprire il valore di questo evento, cioè il perché la Madonna ha, preso questa iniziativa, che è unica. Quindi solo il fatto che è unica, cari amici, ci fa capire che la situazione, è così come la vede la Madonna, la situazione spirituale e morale del mondo, le prospettive che gli attacchi di Satana, di cui la Madonna ci ha parlato, che vuol distruggere la nostra vita, il pianeta, insomma tutto quello che la Madonna ci ha rivelato, specialmente in questi ultimi anni, è chiaro che l'ha portata a prendere questa decisione perché l'allerta è alta. Quindi, per quanto ci riguarda noi, la priorità è di cercare di inquadrare bene questa iniziativa, capire quali sono le finalità e capire anche, cari amici, quali sono le nostre responsabilità, perché è chiaro che questa iniziativa della Madonna è un dono di grazia che ci fa, non c'è dubbio al riguardo, ma nel medesimo tempo è anche una occasione straordinaria che potremmo anche perdere, e perdendo questa occasione, cari amici, potremmo andare avanti in una situazione dove il male rischia di prevalere. È quello che la Madonna, dal quale la Madonna ci mette continuamente in guardia. Allora, intanto comincio per raccontarvi la prima serata di ieri, che è stata una serata di inizio e che è stata molto impegnativa, perché tenete presente, molti parrocchiani, molti anche pellegrini vanno alla messa delle 7 e nei tempi estivi alla sera, e quindi la messa dura almeno fino alle 8, dopodiché avranno fatto un po' di cena e poi sono saliti sulla collina per essere presenti alle ore 22. E è chiaro che la Madonna deve dare gli orari, perché se non dà gli orari ovviamente si gira a vanvera, a caso. Insomma, la Madonna è stata anche una donna di casa, sa come va la vita su questo mondo. No, perché qualcuno si meraviglia che la Madonna dia gli orari. Sì, ha dato gli orari, ha detto di essere su per le 20 e ha detto che alle 23:30 ci sarebbe stata l'apparizione. Non ho la possibilità di valutare le persone che fossero sul Pobordo nella serata di ieri, e quindi bisognerà vedere cosa ci saranno, le varie testimonianze di chi era presente, e quindi anche perché poi il sole calato era buio, insomma, quindi non è che si riusciva a valutare. Poi lì c'è la montagna, ci si sperde su un terreno molto ampio. E sta di fatto però che la Madonna non è stata molto contenta per il numero delle presenze. Ha auspicato che oggi, cioè il secondo giorno della novena, ci fosse una presenza più numerosa. È chiaro che la Madonna fa riferimento soprattutto ai parrocchiani, perché per la parrocchia è la cosa principale,
cioè fin dall'inizio la Madonna ha detto che lei prima di tutto i messaggi li dà alla parrocchia e poi a tutti gli altri. Allora, certamente la Madonna gradisce che ci siano i pellegrini, sicuramente anche molti sono già messi in viaggio per poter partecipare a qualche giorno della novena, però la Madonna ha detto che si aspetta questa sera che ci siano più presenze alla novena. Devo dire, noi qui abbiamo seguito tutta la serata cercando di assicurare il collegamento radio in diretta, come è avvenuto, possiamo dire dai nostri social abbiamo riscontrato che comunque i collegati erano una presenza molto elevata, pari se non superiore a quella del 1° gennaio del 2024. È chiaro, la Madonna ha anche dato la motivazione per cui, diciamo, non c'era, non era soddisfatta per così dire della presenza, e perché dice che la pace è in gravissimo pericolo e lei ha bisogno di preghiere. Questo ci fa molto riflettere, perché ci fa capire, cari amici, che alla fin fine sì, tutto quello che fanno gli uomini, specialmente quello che fanno gli uomini di buona volontà, può avere un peso. Poi Dio agisce attraverso gli uomini, indubbiamente, attraverso le vicende umane, attraverso gli accadimenti storici, però è chiaro che Dio, se mancano gli strumenti per agire, non può agire. Questo è vero anche per il diavolo, no? Non è che Dio non vuole agire, vuole che noi siamo cooperatori, siamo corresponsabili, e quindi certamente la regina della pace ci ha assicurato che il suo cuore immacolato trionferà, ma con la nostra cooperazione. Allora, siccome ci tengo all'esattezza, vi voglio prima di tutto, prima di avviare una riflessione sul significato globale di questa novena, vorrei farvi una piccola sintesi di quello che è stato il primo giorno, così come l'ho pubblicato sul blog, perché poi queste sono cose che rimangono, poi le parole volano, bisogna anche sempre scrivere qualcosa. Allora, io ho scritto, come mio resoconto della giornata di ieri, ho scritto questo: cari amici, il primo giorno della novena ha visto una preghiera molto intensa da parte dei partecipanti, che si è prolungata ben oltre la mezzanotte, è praticamente durata fino a l'una. Ad essa si è unita anche quella attraverso i mass media, in particolare Radio Maria. Cioè, Radio Maria ha assicurato comunque una presenza radiofonica, oltre che coi social, che si è estesa a tutta l'Italia e a tutto il mondo. C'erano anche alcune Radio Marie di diversi paesi, specialmente europei, che erano collegate con noi. Tenuto conto anche per il tempo per la salita e la discesa dal Polbordo, la serata di preghiera è stata di 5 ore, forse di più. Non ci sono valutazioni sul numero dei presenti, ma ha colpito il fatto che la Madonna abbia chiesto per la giornata di oggi una partecipazione maggiore di persone, perché ha bisogno di più preghiere per realizzare i suoi piani. La parrocchia, fin dal primo giorno di ieri, ha aderito alla novena chiesta dalla Madonna, sospendendo il proprio programma, che era previsto per quanto riguarda la novena le 4 del pomeriggio. Quindi, quando la parrocchia e il parroco ha saputo di questa richiesta dalla Madonna di fare la novena 9 giorni sul Polbordo dalle 10 alle 23:30, il parroco ha sospeso il programma parrocchiale, che doveva iniziare ieri alle 16, e ha invitato la parrocchia a partecipare. Tuttavia la Madonna, attenzione cari amici, in altre occasioni si è felicitata per il numero delle presenze alla Santa Messa o a eventi di preghiera sulla collina. Questa volta invece si è augurata che il giorno dopo ce ne siano di più. Quindi, cari amici, ci auguriamo che accada quello che la Madonna si è augurata a se stessa, proprio a partire da oggi, che il numero cresca. La gente a Međugorje e altrove, se non tutta
in parte certamente, non si rende conto dei pericoli immani che incombono sul mondo e sulla Chiesa e del piano di Satana di distruzione e di morte. Il cielo parla, ma noi non siamo più in grado di ascoltare perché siamo imbevuti di mondanità. Ora la Madonna ci ha dato questa straordinaria occasione di una novena di preghiere e sacrifici per ribaltare la situazione. Non permettiamo che il maligno e i suoi compari ci sfilino questa possibilità di mano. Sono convinto che se questa novena si farà col numero, perché la Madonna bada anche ai numeri. Per esempio, una volta ha detto che un numero considerevole neanche la prende in considerazione. Ha detto che solo un piccolo numero capisce quello che io desidero. E ha anche detto che molte anime vanno all'inferno e un numero, molte anime vanno, la maggior parte delle anime va in purgatorio e un numero, diciamo, un numero grande va all'inferno, cioè ha misurato i numeri, ha detto solamente poche vanno direttamente in paradiso, il maggior numero va in purgatorio, ma anche un numero pure grande va all'inferno. Quindi le anime sono contate perché ognuna è preziosissima. Quindi, cari amici, ovviamente qui è Međugorje, perché i primi giorni della novena sono soprattutto quelli della parrocchia, perché i pellegrini arrivano dopo, arrivano verso la fine, cioè quelli che arriveranno verso il 22-23 per il grande appuntamento del 25 giugno, che è il giorno dell'anniversario. Maria, dopo l'apparizione, ha fatto un breve resoconto che vi leggo, che abbiamo sbobinato. Quando la Madonna è apparsa, ho raccomandato alla Madonna tutti noi, tutte le nostre intenzioni, tutto ciò che abbiamo nel cuore. Abbiamo offerto alla Madonna tutti i nostri sacrifici e la preghiera per la pace. La Madonna ha pregato nella sua lingua materna, l'aramaico, e poi la Madonna ha detto che ci aspetta domani ancora più numerosi, perché c'è tanto bisogno della preghiera per la pace. Ci ha benedetto ed è andata in cielo. L'apparizione è stata abbastanza lunga, si è visto Maria che ha parlato più volte con la Madonna, certamente ha parlato anche di altre cose, perché ho mai visto Maria così loquace, per quanto ne so io, nelle sue apparizioni, e quindi ovviamente ha parlato anche d'altro, ma questo ovviamente non fa parte e non può far parte del resoconto, insomma, però si vedeva che Maria parlava e non faceva finta di parlare, come dicono alcuni. Allora, cari amici, questo era il resoconto della prima giornata, e cerchiamo di viverle tutte perché resteranno come una pagina indelebile nella nostra storia personale, una pagina di cui non ci dimenticheremo e che sarà per noi motivo di forza per andare avanti. Adesso però, cari amici, dobbiamo, a mio parere, cercare di comprendere il significato di questa iniziativa. Noi tutti abbiamo capito che è un'iniziativa importante, però per capire questo dobbiamo dire che mai la Madonna aveva preso una iniziativa del genere. Cioè, la Madonna, se vogliamo, chi ha la grazia, la fortuna come me, diciamo, di avere una lunga militanza a Međugorje, quindi me ne occupo dal 1982, ma sono presente al 1985, quindi diciamo ho una memoria storica, lo faccio, non è un vanto, è una grazia che cerco di mettere al servizio del mio prossimo. Chi ha una memoria storica e chi come me ha scritto così tanti libri su Međugorje, quindi li ha fissati nella memoria, sa benissimo che questa è una delle iniziative più importanti che la Madonna abbia preso in 42 anni, in 43 anni ormai possiamo dire, di apparizione a Međugorje. Un anno del genere è stato solo il 1991, che era incominciato a gennaio con un messaggio inaudito, drammatico, forse il più drammatico di sempre,
quando la Madonna ha detto che Satana può distruggere la vita, il pianeta, e quindi diciamo un messaggio catastrofico come mai c'era stato nei 10 anni precedenti. E si appellava appunto ai parrocchiani, prima di tutto, per una preghiera intensa, per un digiuno, e anche esprimeva espressioni drammatiche. La Madonna diceva: so che voi non tradirete la mia presenza qui, cioè, come dire, cioè è una chiamata, un SOS che la Madonna ha lanciato nel gennaio 1991, che si è ripetuto nei mesi successivi, che poi è esploso nel mese di agosto del 1991, quando c'è stato il colpo di Stato militare contro Gorbaciov, c'è stato il pericolo di una guerra mondiale, in quanto i militari vogliono scongiurare i crolli dell'Unione Sovietica in questo modo, e quindi la Madonna sapeva benissimo come poteva andare una guerra mondiale di quel genere. E perciò ad agosto c'è questo 9 giorni di digiuno e preghiera, 9 giorni, in mezzo delle ferie, per dire come era grave la situazione allora. Adesso, cari amici, la Madonna ci ha chiesto insomma, un sacrificio che non è di poco conto, ma lo è per tutti, per quelli che ci vanno, per quelli che ascoltano nei mass media, anche noi che lavoriamo in questo campo, perché insomma non è per dire, ma insomma sono 9 giorni, non un giorno, di intenso fatica, lavoro, preghiera, è una richiesta che una volta la gente era più in grado di, come dire, era più paziente, era più formata, e resisteva di più alla fatica. Adesso siamo tutti molto fragili, deboli, sollecitati, mezzi esauriti, e quindi facciamo fatica, no? E però la Madonna ci ha chiesto per 9 giorni questo impegno, e sollecita anche il numero. Quindi questa è una richiesta che c'è mai stata, e sta quindi a indicare la gravità della situazione. Allora si tratta adesso di capire qual è la ragione di questa, quali sono le ragioni di questa gravità. Allora, dobbiamo fare un passo indietro per questo, perché diciamo così, le ragioni di questa, possiamo dire, preoccupazione della Madonna sono molteplici e sono maturate nel tempo, e sono tutte collegate a un piano di Satana che ha come scopo la distruzione del mondo e l'appropriarsi delle anime per portarle nella perdizione eterna. La Madonna conosce molto bene i piani di Satana, sa cosa è in testa Satana, sa come predispone i suoi piani, e quindi ce li comunica. Ce l'ha comunicato nel tempo del Covid, nel quale ha mai parlato del Covid la Madonna. Ha parlato di Satana che vuole l'odio, che vuole la guerra. Per 2 volte la Madonna, in 2 messaggi, ha detto che Satana può distruggere le nostre vite, i pianeti sui quali viviamo, i pianeti sui quali camminiamo, ha detto una volta, ha detto la Madonna che Satana miete le anime. Quindi, cari amici, nel Covid la Madonna si è svelato, come il piano di Satana emergeva, veniva alla luce, diventava sempre più concreto, scardinava i cuori uno ad uno. È un piano che la Madonna ci ha indicato fin dall'inizio del nuovo secolo, del nuovo millennio, quando appunto ha detto il 1 gennaio del 2001: ora che Satana è sciolto dalle catene, consacratevi al mio cuore e a quello del mio figlio Gesù. Quindi da allora è stato un crescendo, e sempre la Madonna ci ha chiesto quello che vuole che diamo a lei, cioè la preghiera incessante, intensa, il digiuno, i sacrifici, le rinunce, le opere di carità. Ci ha chiesto una vita cristiana militante. Ora, cari amici, noi vediamo che in quest'ultimo anno, nel panorama della Madonna, sono maturati con molta chiarezza, dunque,
le ragioni della sua preoccupazione. La prima è la guerra, perché questa è maturata, questa preoccupazione era sempre presente nei messaggi della Madonna. Quindi pensate ai messaggi della guerra di Bosnia, ogni messaggio era per la guerra, insomma, e per la pace. È maturata questa preoccupazione con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per quale motivo? Perché era entrato in campo il soggetto principale per la cui conversione la Madonna lavorava a tempo, che è quella del popolo russo. È il soggetto principale del tempo dei segreti, quindi l'allarme è stato massimo quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, tanto da dire pregate con me perché Satana non prevalga, il suo potere di morte e di paura ha invaso la terra. Quindi da allora il tema della guerra è stato sempre molto presente nei messaggi della Madonna in questi 2 anni, e questa è esattamente la preoccupazione principale, tant'è vero che nel messaggio, il primo messaggio del 2024, è stato proprio dedicato a questo, quando la Madonna ha detto Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni, cioè ci ha prospettato proprio questo antagonismo, questo schieramento in poli diversi che si contrastano fra loro e che si minacciano, e che minacciano anche la distruzione e la morte con gli ordigni più sofisticati e più distruttivi che ci sono. Quindi non c'è dubbio, cari amici, che la guerra rimane, è la più grande preoccupazione della Madonna. La Madonna è qui per evitare la guerra distruttrice, come diceva Suor Lucia, cioè è qui per evitare una guerra che distrugga il mondo. Quindi è quello che vuole realizzare a tutti i costi, per così dire, come ha fatto nel tempo della guerra di Bosnia, nella quale comunque perirono 400.000 persone, ma che comunque riuscì a contenere in ambiti per cui non c'è stato l'uso di armi che sappiamo quali sono. E adesso invece la Madonna ha proprio questo timore che questa minaccia che viene fatta continua di uso di armi innominabili poi diventi una possibilità che Satana cerca di sfruttare. Questa è una preoccupazione della Madonna che non deve farci paura, casomai dobbiamo essere contenti, perché se preghiamo, come lei ha detto, Dio vi ama e ha mandato me per salvare le vostre vite e per su quale vivete, cioè la Madonna vuole evitarci la catastrofe, ci chiede preghiere e digiuni per evitare la catastrofe, ci fa fare questa novena per la pace per evitare la catastrofe. Questo sicuramente è il suo obiettivo principale. Secondo preoccupazione della Madonna è che il mondo nuovo senza Dio è diventato un progetto che ha occupato il mondo. Cioè, i messaggi più recenti, prima la Madonna si è parlato di un mondo nuovo senza Dio, ma faceva riferimento soprattutto all'Occidente. Man mano che siamo andati avanti, questo mondo nuovo senza Dio non è più legato all'Occidente, è legato al mondo intero. Cioè è l'uomo moderno che non vuole Dio e va verso la perdizione. Oppure ha detto, come ha detto appunto nel messaggio del febbraio del 2024, ma già a ottobre del 2022 aveva detto l'umanità ha scelto per la morte. Quindi l'altra preoccupazione della Madonna, che poi le due preoccupazioni sono collegate, cioè il fatto che l'uomo moderno sia lontano da Dio, va sotto l'influsso del demonio che lo spinge alla guerra, lo spinge alla superbia, alla prepotenza, al dominio degli altri. Quindi a sua volta la guerra è provocata dal fatto che l'uomo moderno ha rifiutato la fede della croce, ha rifiutato il Dio
della pace. E come ha detto la Madonna, specificando che c'è un Dio solo ed è il nostro Dio, cioè Gesù Cristo. Quindi c'è questo rifiuto di Cristo della proposta di salvezza che viene da Cristo mediante la croce, mediante l'amore, mediante il perdono. E quindi questa apostasia, diciamo, dell'umanità, questo rifiuto dell'umanità alla salvezza che viene dall'alto, questa pretesa dell'umanità di mettere se stessa al posto di Dio, la consegna nelle mani del maligno. Allora, questi sono dunque i risultati del piano di Satana in opera in questi ultimi, diciamo, 50 anni, possiamo dire soprattutto, e cioè Satana ha elaborato un piano di presenza nel mondo attraverso il quale ha portato l'umanità all'ateismo, ha portato l'umanità al rifiuto del cristianesimo e sta portando l'umanità alla, diciamo così, al fatto che gli uomini si distruggono fra di loro, quindi alla guerra. Ora, cari amici, questo è quanto la Madonna ci ha descritto fin dall'inizio e a tinte fosche negli ultimi anni, a partire dal Covid, in un modo particolare in questo ultimo anno. Attenzione allora, dov'è il punto dove la Madonna manifesta la sua più grande preoccupazione? Il punto è che gli antidoti, per così dire, gli antidoti per fermare il piano di Satana, cioè di distruggere la fede e di distruggere il mondo, questi antidoti si indeboliscono e vengono a mancare. Cioè, e questo è il punto della questione. Per diminuire e fine per distruggere il potere di Satana nel mondo, che verrà distrutto completamente con la venuta di Cristo nella gloria, è necessario un combattimento spirituale che si prolunga nel tempo. C'è la vittoria di Cristo contro il demonio, e soprattutto mediante la croce e la sua resurrezione, è un punto di partenza che poi porterà al giudizio finale, in cui Satana verrà per sempre, Satana e i suoi verranno per sempre confinati nell'inferno eterno. Allora, cari amici, questa vittoria di Cristo nel mondo viene portata avanti dalla Chiesa nel mondo. Cioè, Cristo ha lasciato la sua vittoria, l'ha deposta nel grembo della Chiesa. Questa vittoria è il dono della grazia, il dono dello Spirito Santo, il dono dell'amore, il dono della sapienza, il dono della verità, che la Chiesa, di cui la Chiesa è ricolma, e che la Chiesa deve testimoniare, quindi essere il sale della terra e la luce del mondo. E questo fino alla fine dei secoli, fino al ritorno di Cristo nella gloria. Allora, se il sale diventa scipito, dice Gesù, con che cosa sarà esso salato? Cioè, noi siamo entrati in una fase, quella della modernità, in cui specialmente alcune chiese, quelle dell'Occidente, non c'è dubbio che siano entrate in una crisi gravissima che ha portato molti a perdere la fede, che ha portato, come ha detto San Giovanni Paolo II, un'apostasia silenziosa e dilagante, e per cui, con tutto quello che ne è conseguito, diciamo, l'indebolimento della Chiesa, l'indebolimento del sacerdozio, l'indebolimento delle vocazioni, l'indebolimento della presenza della Chiesa nella società. E quindi il crescere di una visione alternativa al cristianesimo, di una visione atea e materialistica della vita che imbeve tutto il mondo e che imbeve tutte le religioni e mina anche la forza del cristianesimo nei suoi punti fondamentali di fede, specialmente quelli che riguardano
Cristo unico Salvatore, la sua divinità, il mistero della Santissima Trinità, cioè tutte le verità della fede vengono toccate da questa apostasia in atto, da questa dissolversi della fede, che viene messa in questione in quanto tale dalla mentalità modernista. Quindi tutto questo ha portato a una situazione di debolezza della Chiesa, di debolezza della Chiesa. E nell'ultimo anno, cari amici, nell'ultimo anno la Madonna ha manifestato la sua preoccupazione in particolare per Medjugorje, perché ci sono dei messaggi che sono chiarissimi, quelli del 25 settembre del 2023, nel quale la Madonna dice, mette in guardia i parrocchiani dal modernismo che ruba loro la presenza di Gesù e di Maria e quindi dalla preghiera, e li ha invitato a tornare al fervore delle origini quando il cielo non era chiuso, alla preghiera giorno e notte. Quindi io ho già illustrato in numerose riflessioni questa presenza del modernismo, che poi viene catalizzato, viene concretizzato, possiamo dire, in alcune affermazioni molto discutibili, ma che però circolano anche a Medjugorje, che no, la Madonna passa i primi giorni, adesso non appare più, ma no, ma i segreti, i messaggi successivi sono tutte cose che non sono cose che si sono inventati i veggenti, che hanno prodotto i veggenti nel loro subconscio. Cioè c'è stata una, cioè, è in atto un attacco alle apparizioni di Medjugorje così come noi le conosciamo, cioè apparizioni quotidiane durate 43 anni a 6 ragazzi, con i messaggi della Madonna, sono apertamente messi in discussione anche da una parte di persone a Medjugorje. Questo ha portato la Madonna a essere molto severa. Io ho mai sentito un messaggio così severo, ed era rivolto a Medjugorje, come quello del febbraio di quest'anno, quando la Madonna ha detto che la zizzania ha preso molti cuori. No, ha detto la zizzania ha preso i cuori e molti sono diventati sterili. Molti sono diventati sterili. E ha anche detto, in poche parole, che ha manifestato il suo dispiacere che ieri non erano poi tanto numerosi sul Pobordo. Queste cose, cari amici, vanno dette perché sono vere. Vanno dette perché sono vere. La verità fa sempre bene, aiuta alla conversione, aiuta a prendere in seria considerazione i rischi che si corrono allontanandosi dalla Madonna, e quindi ad acquisire una mentalità comoda, perché fa comodo parlare dei segreti, specialmente poi i primi due che riguardano Medjugorje, fa comodo ormai dire sì, ormai abbiamo un bel santuario fra i migliori del mondo, insomma che bisogno c'è, anche i veggenti sono diventati fantasmi introvabili. Diciamo le cose come sono, perché ma arrivano meglio di me dei pellegrini che vanno a Medjugorje, i veggenti sono introvabili, ma non è mica colpa loro. Allora, cari amici, queste cose vanno dette perché la Madonna non può combattere il diavolo sui due fronti che vi ho detto. Il primo fronte è quello il più importante sicuramente, è quello del dissolvimento della fede. Il secondo è quello della guerra fra gli uomini, per come Satana li domina. Non riesce a frenare il piano del diavolo, in poche parole, di distruggere il mondo, di prendersi le anime, se non ha un esercito preparato, se non ha un gruppo fidato di gente che prega e digiuna, di gente affidabile, di gente che non prende tutti le scuse della parabola nella quale il re invita gli invitati alla festa o alla nozze di suo figlio,
Ma gli invitati, dice, chi deve vendere i buoi, chi deve comprare le vacche, chi deve far qua, chi deve far là, e non vanno. Non vanno alla festa del re, cari amici. Allora, è chiaro che allora Dio provvede quelle cattive, cioè spazza via tutti gli altri e va a chiamare i poveracci, almeno quelli verranno alla mia festa. Quindi, cari amici, questo sta avvenendo. Questo sta avvenendo, cari amici. E cioè che la Madonna, che si è prodigata per 43 anni a Međugorje per rafforzare la fede, per fare di Međugorje un centro di radiazione di santità, un centro di radiazione della sua presenza, si è vista in questi ultimi tempi, si è vista, come dire, indebolire le sue schiere, si è vista addirittura ha visto che viene contestata addirittura la sua presenza, la verità delle sue apparizioni, addirittura l'autenticità dei suoi messaggi. È chiaro che la Madonna è preoccupata per questo. È preoccupata per questo, ma è una preoccupazione che è già emersa in passato. Ve l'assicuro, io ho seguito fin dall'inizio queste vicende, so che ci sono stati dei momenti drammatici fra la Madonna e la parrocchia, i parrocchiani. E perché i parrocchiani non pregavano, perché i parrocchiani ascoltavano i messaggi solamente per curiosità, la Madonna, diciamo, non dava i messaggi, ha minacciato di non darli più. Insomma, sono stati momenti drammatici nel passato, nei rapporti fra la Madonna e la parrocchia. Non è una novità, perché sappiamo chi è l'uomo. Cioè, animali somo, l'uomo animale non cerca le cose di lassù. La natura umana è uguale dappertutto, non facciamoci illusioni. Nessuno è esente dal peccato originale. Adesso si ripropone quel che già si è riproposto in passato, per la verità. Però in passato non si metteva in dubbio l'apparizione della Madonna. Oggi sì. Ci sono molti che le mettono in dubbio, anche perché la nuova generazione non ha vissuto i primi tempi, non ha, come dire, colto la grazia, non ha condiviso la grazia dei primi tempi, delle prime lotte, i 10 anni del comunismo, i 10 anni della guerra, e non ha quella formazione, non ha quella militanza, non ha forse anche visto i segni che la Madonna ha dato dalla sua presenza. Adesso specialmente i più giovani sono degli uccellini che qualsiasi gatto può divorare da un momento all'altro, insomma. Quindi, cari amici, la vera preoccupazione della Madonna è questa. E perciò lei, chiedendo il 1° gennaio quella presenza sul Pobordo in un contesto drammatico, perché bisogna essere lì presenti, io non ero presente, però ci sono stato presente in passato, che d'inverno, col Pobordo che pioveva, al buio, i sassi, vai su sulla montagna, piove a dirotto, stai là 3 ore, 4 ore, eccetera, è stato un sacrificio che la Madonna ha chiesto. C'erano molti pellegrini, c'erano tanti italiani, va detto anche questo, c'era una parte della parrocchia presente, così come mi hanno assicurato alcune presenze del posto di cui mi fido, e la Madonna ha detto quello che ha detto, cioè, siccome avete risposto alla mia chiamata, non vi pentirete né voi, né i vostri figli, né i figli dei vostri figli. Adesso, cari amici, questa è una richiesta molto più grande, perché per 9 giorni consecutivi chiede la Madonna 9 serate molto lunghe di preghiera a tutti quanti, chiede ai parrocchiani di andare sulla montagna. Allora, qual è il motivo? Il motivo è che di fronte all'attacco di Satana, che ormai pensa che è giunto il momento per sfondare, e quel momento esploderà il momento dei segreti, nel tempo dei segreti esploderà il tentativo di Satana di sfondare e che andrà in fallimento, adesso la Madonna si trova di fronte, come dire, alle truppe
che si sono assottigliate ed emotivate. Si sono assottigliate ed emotivate, si sono imborghesite, si sono mondanizzate. Sembra quasi che dicano: ormai non abbiamo più bisogno di te, ormai abbiamo quello che volevamo avere. E sono relativamente pochi quelli che sono pronti a dire, come il ragazzo, il fanciullo Davide, l'affronto io, il gigante superbo con la mia fionda. Sono pochi, ci sono, ma sono pochi. Questo mi pare di poter dire, per comprendere il motivo di questa chiamata, che uno scossone ancora più grande di quello del primo gennaio, e che comunque ne avremo degli altri, ne avremo degli altri. Ecco, cari amici, quello che volevo fare capire nella mia riflessione, e quindi, cari amici, questa è un'idea importante. Quindi noi abbiamo di fronte due realtà che sono una catastrofe. Cioè il mondo che si riarma per distruggere se stesso e nessuno lo può fermare. Abbiamo di fronte un ateismo generalizzato, per cui il solo fatto di credere in Dio e ricevere la mente e credere in Cristo ti provoca irrisione quando non provoca peggio. E rischi di trovare cani che ti saltano addosso se scoprono che sei cristiano. Questa è la realtà di oggi. C'è un mondo che non vuole Dio e quindi va verso la perdizione, e quindi va verso la guerra, quindi va verso la distruzione. Cari amici, nessuno riesce a fermare questa realtà. La Madonna, con la sua presenza, ci assicura che con la preghiera, con i sacrifici, con le rinunce, otterremo che ci sia la pace e che la gente si converta. Chiaro? Ed è molto decisa su questo punto. Lei si è lamentata che la gente non è abbastanza numerosa ieri, perché lei ha bisogno di più gente per la pace, per evitarci la guerra. Cioè lei veramente, con quei 15 giorni, 9 giorni di preghiera, ha la possibilità anche di scongiurare una guerra mondiale o comunque di scongiurare una guerra atomica. L'ha già fatto in passato, sì, l'ha già fatto in passato. Certamente nel caso di Severo Morx, per chi lo conosce bene, nel 2004, nel 2014. Dunque, cari amici, è quello che dobbiamo capire, cioè che la Madonna ci ha messo in mano la possibilità di risolvere problemi insolvibili che ci fanno paura. La guerra e ciò che è conseguenza della guerra, e cioè la possessione diabolica di gran parte dell'umanità, che rifiuta Dio e gli manda al maligno. Noi possiamo ottenere la pace per il mondo, possiamo ottenere un tempo di serenità, un tempo di primavera per tutta l'umanità. Lo possiamo ottenere non facendo chissà che cosa, pregando, credendo, amando, testimoniando. Lo possiamo ottenere partecipando a questa novena, partecipando col cuore, schierandoci dalla sua parte. Ora, questo le sta venendo a mancare e lei è preoccupata, ma tocca a noi fare i nostri veri vantaggi, che sono quelli di vivere in un mondo di pace per noi e per i nostri figli. E quindi dobbiamo fare questa, come dire, dare questa risposta con decisione. Prima la daremo, più decisa sarà e più grandi saranno i risultati, cari amici. Quindi quello che emerge è che la Madonna può fare quello che vuole, può fare anche miracoli,
può sospendere anche le leggi naturali, purché noi aderiamo a lei, purché noi la seguiamo, purché noi la amiamo, perché noi facciamo quello che dice di fare, e cioè i rosari quotidiani, i sacrifici quotidiani. Guardate che si sta diffondendo l'ennesimo inganno di Satana, ma anche fra noi cristiani. E cioè un inganno mortale secondo cui la presenza della Madonna non è così necessaria. Ma no, ma ci pensiamo noi. Ma no, ma insomma, capensemi. Quanto l'uomo sia buffone, non so cosa dire. Cioè, cosa vuoi fare tu? Cosa sta facendo i grandi di questo mondo? Cosa stanno facendo secondo voi? Cosa sono capaci di fare secondo voi? Ditemelo voi. Quindi ci fidiamo dei mondani e rifiutiamo l'inviata di Dio. Questo è, diciamo, il motivo della preoccupazione di Maria. Quindi, concludendo, cari amici, questa nostra riflessione, la conclusione è già nelle premesse, e cioè non vanifichiamo quanto la Madonna ha fatto in tutti questi 43 anni preparando la schiera dei suoi apostoli, i quali poi rischiano di fare la fine che ha fatto gli apostoli quando c'è stata la passione di Gesù. Cioè Gesù li ha preparati per 3 anni, poi loro alla fine hanno vacillato perché non si sono preparati come il Signore voleva, perché non hanno creduto, perché non hanno accettato la logica della croce, la logica della sofferenza, la logica del martirio, e non hanno voluto seguire quella strada, hanno voluto seguire del messianismo, quando ho visto Cristo legato, giudicato, flagellato, incoronato di spine e crocifisso, hanno perso la fede, o comunque hanno vacillato nella fede. E così non capiti a noi, cari amici, che non capiti a noi. Quindi grazie alla Madonna per questa scossone che ci ha dato, che ce ne dia anche altri, e svegliamoci dal sonno stanco delle nostre anime, moltiplichiamo la preghiera e prepariamoci alle grandi vittorie della Madonna. Cioè la Madonna vuol trionfare, la Madonna vuol stravincere, ma ha bisogno di noi. Lei ci ha fatto un invito ieri, ma alla fine lei non era contenta della risposta. Questo è un dato di fatto. Io sono partito da qui, perché la Madonna in altre occasioni si era complimentata, e come, per la risposta. Ma ieri non si è complimentata per la risposta. In diverse occasioni di quest'anno non ci ha detto grazie perché avete risposto alla chiamata. Siamo con l'acqua alla gola, ma noi tranquillamente diciamo che non abbiamo bisogno della Madonna. Quanto siamo sciocchi e quanto Satana si prende gioco di noi. Bene, carissimi, con questo ho terminato questa riflessione dedicata a questo, diciamo, questa iniziativa della Madonna con la quale sta cercando di mobilitare il suo esercito. Dobbiamo essere orgogliosi di far parte dell'esercito degli Apostoli di Maria. Eleva la nostra vita, la trasforma, la nobilita, la motiva, la rende bella. Coraggio, cari amici, abbiamo ancora questa novena, sarà indimenticabile se la vivremo col cuore, se la vivremo, come dire, facendo sì che la Madonna alla fine diventi la Signora, la Regina dei nostri cuori. Voglio ringraziarvi per tutto l'attaccamento che state dimostrando a Radio Maria, per il vostro sostegno economico, perché vi ricordate Radio Maria ogni volta che c'è una persona che ritorna alla casa del padre, spesso si ricordano anche di Radio Maria. Anche questo per noi è un aiuto molto importante. Insomma, cari amici, come dire, anche la Madonna si lamenta che a volte ha poca adesione. Grazie a Dio, con i nostri ascoltatori, possiamo dire che finora
siamo riusciti a far fronte a tutte le richieste che ci vengono da ogni parte del mondo per portare questa benedetta radio che viene dal cuore di Maria. Con questo abbiamo terminato, vi auguro una buona giornata, si è rubato Gesù Cristo, sempre si è lodato, Regina della Pace, prega per noi.